Eccoci qua, quante volte vengo contattato da persone che sono in procinto di inserire un cane all'interno della loro famiglia e quante domande mi vengono fatte dal cucciolo adulto o dove prenderlo, allevamento privato in un canile. E oggi affronteremo quella che è la scelta presso un allevamento. Cercherò di darvi alcuni consigli personali su come riconoscere un allevamento dal quale io personalmente andrei a prendere un cane. Parto facendo una premessa, nel senso che io preferisco personalmente allevatori che allevano una razza sola. Questo perché? Perché da questo punto di vista posso considerare che si possano concentrare dal punto di vista delle energie e degli investimenti dietro quello che è portare avanti la selezione per una razza unica. Inizierò la mia ricerca andando a selezionare quelli che sono allevamenti con affisso. Che cosa vuol dire avere l'affisso per un allevamento? Vuol dire che deve aver avuto due fattrici di proprietà, che devono aver fatto due cucciolate regolarmente iscritte all'albo genealogico. Niente condanne o procedimenti in corso per reati inerenti alla tutela e al benessere dei cani e soprattutto deve avere sottoscritto quello che è un codice etico che va a garantire una sorta di selezione fatta con delle regole, fatta con un criterio sicuramente favorevole alla selezione del cane. Al di fuori di quelli che sono i primi contatti su Facebook, Instagram e siti vari, se possibile presentatevi direttamente in allevamento senza preavviso e da lì potrete riuscire un attimino a guardare, testare, vedere gli ambienti, le aree verdi nei quali gli animali stanno. E avrete la possibilità di vedere le fattrici, a volte c'è la possibilità di vedere il maschio, ma solitamente non è detto che il maschio sia presente in allevamento. E un'altra cosa che insomma, a me fa piacere, comunque da garanzia, il fatto di vedere cani anziani, cani che non sono più utilizzati in riproduzione, ma che comunque hanno fatto la storia dell'allevamento, per il semplice motivo che ho la possibilità di vedere il cane e vedere a quanti anni è arrivato, e questa rappresenta una sorta di garanzia su quello che è essere longevo dell'animale che vado a cercare, e dall'altra parte riesco a mettere a fuoco e vedere quanto l'allevatore tiene ai cani che ha comunque selezionato. Dalla prima chiacchierata che potete fare guardando la mamma, eventualmente anche il papà se è presente, chiedere se hanno già riprodotto o se è la prima monta che viene fatta. Tutto questo non rappresenta una garanzia o niente di particolare, però semplicemente mettetevi nei panni dell'allevatore. Ha utilizzato due soggetti per un accoppiamento e ne sono usciti cani con problemi, di conseguenza non li utilizzerà più per accoppiare. Nonostante che il cane possa essere completamente perfettamente sano e esente da tutte quelle che sono le malattie che possono uscire, non è detto che dal punto di vista della riproduzione non vada a trasferire o a trasmettere geneticamente dei problemi sui cuccioli, e quindi questa cosa rappresenta un'ulteriore domanda che potete fare. Richiedete esami e test genetici che sono stati fatti, quindi al fine di avere anche lì una sorta di ulteriore tranquillità. Ricordatevi che di garanzie non ce ne sono e non esistono, ma stiamo solamente cercando di ridurre quelle che sono le possibilità di portarci a casa un cane con problemi. A un certo punto vi troverete davanti alla fatidica domanda: e il pedigree? Il pedigree che cos'è intanto? Il pedigree è il certificato che riporta la genealogia di un animale, la carta d'identità, quello che è lo stato di famiglia, corredata da quello che è il suo albero genealogico dei genitori fino ai trisnonni. In questo modo non avrete altro che la possibilità di verificare dal punto di vista in maniera concreta quelli che sono i parenti del cane che decidete di portarvi a casa. All'opzione sì o no, di fronte a questa domanda qua, se vi chiedono volete il pedigree o meno, io qua vi consiglio vivamente di fare una selezione, dire no, assolutamente date la mano e venite via. Perché questa cosa? Perché il discorso del pedigree, se io sono sicuro
e credo in quello che faccio, ovvero ho anni di selezione dietro quelli che sono i miei cani. Di conseguenza vuol dire che ho studiato una razza, che ho cercato di selezionare, che ho cercato di lavorare su quelli che sono gli accoppiamenti e a un certo punto voglio portare avanti quello che è un lavoro con passione, con serietà e tutto. Dal mio allevamento non uscirà mai nessun cane senza il certificato. E spesso che cosa succede? Che viene fatta una sorta di, tra virgolette, di terrorismo, viene forzata quella che è la scelta facendo una proposta dove ti dicono senza pedigree 2, col pedigree 15. E a quel punto uno dice sì, ma tanto io le gare non le vado a fare, a me non interessa, mi interessa che stia bene tutto, e a quel punto prendi il cane pagando 2. Questa cosa qua, ricordatevi che non esiste il fatto che un allevamento di qualità, un allevamento serio, vi proponga un cane senza il certificato. Può essere che abbiate la possibilità di vedere cuccioli all'interno dell'allevamento, cuccioli pronti per essere consegnati, ma può anche darsi che non vi facciano vedere cani nati da pochi giorni. Questo è una questione di, comunque, anche questa è una questione di serietà, nel senso che dal punto di vista sanitario, non è una cosa corretta mettere cani a contatto di persone che comunque provengono dall'esterno dell'allevamento, e questa è una cosa che ci può stare. La consegna del cucciolo quando? Non prima di 60 giorni. Questo è regolamentato nel discorso di legge, ma soprattutto provate a considerare che il cane ha bisogno di stare con la mamma fino al 60° giorno. Costi non saranno tutti in funzione del discorso di quello che c'è dietro, quella che è la selezione e quello che può permettersi di chiedere l'allevatore. Quindi questa è una cosa abbastanza personale o perlomeno riferita all'allevamento. Per concludere, che cosa vi posso dire? Che tutti questi rappresentano i consigli che solitamente io do alle persone quando mi telefonano e quando mi chiedono consigli sulla scelta del cane, soprattutto sulla scelta di un allevamento, sulla scelta di un allevamento nello specifico. E questi sono i controlli che farei io personalmente dal momento che decidessi di portare a casa un cane, scegliendolo in un allevamento che reputo di fiducia. Ok?